Non sono state 2 settimane facili quelle che Forlì manderà finalmente in archivio col derby contro Imola. Coach dell'Agnello vuole comunque serrare i ranghi per non farsi trovare impreparato alla ripresa delle operazioni. Ma noi stiamo abbastanza bene, abbiamo approfittato 2 settimane fa per fare un po' di lavoro aerobico che sicuramente ci aiuterà nel proseguo della stagione, abbiamo recuperato gli infortunati e per la verità devo ringraziare i ragazzi perché ci siamo sempre allenati seriamente come se giocassimo dopo 2 giorni. Giocare a porte chiuse rappresenterà il male necessario per rimettere in moto l'attività agonistica. È una situazione atipica alla quale nessuno di noi è abituato, è una cosa che della quale faremo volentieri a meno, sicuramente è una situazione ad handicap, ma è ad handicap per tutti, quindi è inutile secondo me anche parlarne troppo, è così e così sarà. Fermo restando che la sfida contro i cugini dell'Andrea Costa potrebbe nascondere più di qualche insidia per l'Unieuro. È una squadra che ha dei punti di forza notevoli, soprattutto in attacco. Ha giocatori, 3-4 giocatori molto esperti di questo campionato che sanno aggiustarsi le situazioni da soli in base a quello che trovano in campo. E soprattutto è una squadra che produce molti punti attraverso il pick and roll di Fultz e di Bowers, due aspetti ai quali dobbiamo stare assolutamente attenti.